L'8 dicembre del 2007, nella chiesa del convento dei frati minori cappuccini di Foggia, intitolata all'Immacolata, sede della curia provinciale di Sant'Angelo e Padre Pio, Monsignor Livio Maritano, vescovo emerito di Acqui, delinea i tratti materni e l'amore per i suoi figli della Vergine Maria. Il disegno dell'incarnazione del suo figlio. Il regno di Dio realizzato dal Figlio Gesù nel corso della storia umana e poi nell'eternità. E per preparare una degna dimora al suo figlio, ecco che sceglie la madre, una madre umile, una madre credente, una madre fiduciosa pienamente in Dio. E la rende immacolata, cioè fin dal primo istante della sua vita è unita a Dio. Non c'è un attimo della sua esistenza in cui lei sia staccata da Dio. Questo è il grande dono per cui la Vergine Santissima viene preservata dal peccato originale in vista dei meriti che Gesù avrebbe acquistato con la santità della sua vita e con la generosità della sua passione. Prevedendo questi grandi meriti, il Dio ha concesso questa grazia singolare alla Vergine Santissima, la quale sì è stata liberata da quella propensione al male, ma non dalla sofferenza e non dalla morte. E non è quindi una persona che riceve doni, ma non ha meriti. Al contrario, avendo ricevuto tanto, si sente in debito di riconoscenza a Dio. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta, riconoscenza e gioia, che la spinge ad obbedire alla volontà di Dio anche quando costa molto sacrificio dire il sì a Dio. E l'esempio che abbiamo ascoltato è proprio quello del grande sì pronunciato dalla Vergine Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Piena disponibilità. Dio può disporre di lei totalmente, perché non mette condizioni, non manifesta delle riserve, si affida totalmente alla bontà di Dio. Grande esempio della Vergine che vivrà mettendo in pratica stabilmente quel suo sì, quel suo eccomi. Cioè tutta la mia persona è a tua disposizione. Qualunque cosa Dio le chiederà, sarà pronta a concederlo. Anche la prova più dura sarà affrontata dalla Vergine Santissima con questa disposizione di piena fiducia nell'amore di Dio, nella sua sapienza, nella sua bontà senza limiti, per cui la migliore delle scelte è conformarci alla scelta di Dio. E questo indubbiamente ha cambiato le cose. Per effetto dell'incarnazione di Gesù, per effetto della sua missione di Redentore, di colui che mette la base per i doni dello Spirito Santo, ecco che attraverso i sacramenti anche noi siamo coinvolti nella scelta della Vergine Maria. Il nostro battesimo, infatti, ha qualche singolare affinità con l'inizio della vita della Vergine Maria. Sì, perché attraverso il battesimo anche a noi sono applicati i beni previsti da Dio.
rimosso il peccato originale, perdonati gli eventuali peccati personali, noi siamo subito resi figli per Dio. Si ristabilisce questo rapporto diretto tra Dio e noi e siamo chiamati a realizzare sempre più strettamente la partecipazione alla vita di Dio. Ma qual è la vita di Dio? Dio è pensiero, Dio è bontà, Dio è amore. Partecipare progressivamente alla vita di Dio significa aprirsi sempre di più alla verità di Dio, facendo nostro il suo pensiero. Assimilare la volontà, la bontà di Dio attraverso le virtù praticate da Gesù. Dio vuole che guardiamo a Gesù, al modello che Egli ci ha dato, come si deve vivere da uomini in pieno gradimento per Dio. Allora assimiliamo la bontà di Dio facendo nostri gli esempi di Gesù, le sue virtù, la sua umiltà, la sua preghiera, la sua disponibilità per tutti, la sua volontà di servizio, disposizione al sacrificio, senza mai dire di no al Padre. Sempre sì. E questa unione diventa praticabile proprio attraverso l'amicizia con Gesù. È la storia dei santi questa. Tutti i santi hanno sperimentato il grande disegno di Dio, che attraverso l'umanità di Gesù, accolta pienamente con la fede, in un rapporto di amore, di grande confidenza con Gesù Cristo, noi incrementiamo la nostra unione con Dio. Esperienza di santi. E sì, io sono stato colpito in particolare nel corso della mia lunga esistenza, lungo cammino anche episcopale, l'anno prossimo farò 40 anni di episcopato, dall'esperienza di questa giovane Chiara Luce, che mi ha colpito in particolare come disegno di santificazione progressiva che parte e si sviluppa attraverso questa amicizia con Gesù. Fare tutto insieme a Gesù e per amore suo. Questo è il segreto. Fare tutto vuol dire le varie attività della giornata. Le faccio insieme a Gesù. Se devo studiare, studio per amore di Gesù e insieme a Lui, cercando di fare il massimo. Ecco un'esperienza di vita cristiana del nostro tempo, questa ragazza è morta nel 90, che è alla portata di tutti, dei nostri giovani in particolare, ma di tutti noi, anche anziani, dobbiamo imparare sempre dai messaggi che il Signore ci manda attraverso l'esperienza dei santi. Impariamo da questi veri cristiani cosa Dio si aspetta da ciascuno di noi. E tutto questo attraverso l'intercessione di Maria. Una giusta devozione alla Vergine Santissima ci rende più simili alla nostra madre, perché lei ci dà l'esempio delle virtù praticate in maniera eccelsa, la più vicina a Gesù, la più fedele a Gesù, affidandoci a lei, al suo amore, che non viene mai meno. Una mamma non dice mai di no alla necessità dei suoi figli. Attraverso gli esempi che meditiamo nel Vangelo, noi ci affidiamo alla sua intercessione. La Vergine Maria ci accompagna nel cammino della nostra vita. Certo, anche noi dobbiamo lottare, perché non possiamo sfuggire alle sofferenze, perché dobbiamo reagire al male che c'è nella società e nel mondo. Dobbiamo andare controcorrente. Non possiamo accettare questo nuovo paganesimo che impera intorno a noi. Non possiamo accettare l'indifferenza religiosa, lo scadimento della preghiera, la corruzione progressiva, questa degenerazione della morale
che ci viene propinata tutti i giorni dalla televisione, dai giornali e via. Dobbiamo sapere dire di no al male per poter dire di sì a Dio. Questo è l'impegno costoso, non lo possiamo minimizzare, ci costa sacrificio, ma dobbiamo essere coerenti con la nostra fede. Grazie all'intercessione di Maria, di una devozione a lei, che è la madre del Salvatore, noi siamo su un cammino di salvezza. La mano nella mano di Maria camminiamo nella salvezza che comincia qua giù e approderà alla pienezza dell'unione con Dio. Affidiamoci filialmente, senza mettere delle condizioni, accettando preventivamente tutto ciò che il Signore vorrà disporre di noi, con un grande sì ispirato dall'amore, nella certezza che sarà poi Dio a dirci il suo sì a conclusione della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.